One Podcast. Immaginate di andare a comprare un'auto. Allora, scelta l'automobile, fatta la negoziazione del caso, invece di consegnarvela, vi portano in un garage dove c'è un telaio. Sì, un telaio e basta. E poi vi dicono, ecco, il mese prossimo verrà quello che si occupa di elettronica, poi arriverà quello delle tappezzerie, ma se volete chiamare voi qualcuno, gestite tranquillamente voi, basta che venga prima di quello che arriverà a installare il motore. Poi ecco, per gli interni ci sono diverse possibilità, ma se volete usare un vostro designer lo potete fare. L'importante, ecco, che indicativamente gomme, portiere e tutto compreso vi verrà consegnato indicativamente tra 24 mesi. Ah, e poi attenzione, in quella fase vi danno anche un consiglio: vi conviene passare più o meno tutti i giorni, ecco, per controllare se il prodotto sta evolvendo nel modo corretto, in modo da evitare e di capire come gestire nel caso in cui un artigiano dell'auto che vi sta costruendo l'automobile magari o non si presenta in tempo o non fa un lavoro a regola d'arte o magari lascia il cantiere a metà o peggio ancora magari fallisca, perché 2 anni sono ovviamente molto lunghi da passare. Ovviamente, se voi pensaste di comprare un'auto in questo modo, probabilmente vi passerebbe la voglia. Ma è incredibile, se ci pensate, che quando noi compriamo casa siamo disposti ad accettare esattamente tutto questo. Oggi parliamo di case, come si costruiscono e perché questo settore ha ancora tutto da dare in termini di innovazione. Ciao, sono Alberto Mattiello e questo è Scenari. Il mio obiettivo? Mostrarvi i protagonisti, le regole del gioco e il nostro ruolo in questo nuovo mondo, tenendo sempre conto dell'aspetto umano, perché alla fine a guidare il progresso siamo noi. Se la metafora che abbiamo utilizzato in apertura non fosse abbastanza, ne userei subito una seconda. Immaginate questa volta di andare a sciare. C'è bel tempo, ha nevicato tutta la settimana e voi siete pronti ad affittare i vostri sci. Arrivate al negozio e trovate ad aspettarvi un bellissimo paio di sci del 1920 di legno con gli attacchi fatti di fascette di pelle, magari qualche fibbia di metallo e un bel paio di scarponi reduci della Prima Guerra Mondiale. Ecco, mi immagino la delusione che comparirebbe su ciascuna delle nostre facce. Nel mondo delle costruzioni di un edificio, ancora oggi stiamo accettando tecniche costruttive, materiali e processi nella costruzione delle abitazioni che sono prevalentemente artigianali, con risultati spesso lontani dalla perfezione industriale a cui siamo abituati e che diamo un po' per scontato in qualsiasi prodotto che compriamo e che spesso sono obsoleti. E il tutto a sostenere probabilmente l'acquisto più oneroso che ognuno di noi deve affrontare nella vita. Pensate solo al processo in cui prima si costruisce un muro e poi lo si rompe per far passare delle canaline che devono dare spazio agli impianti elettrici. No, visto con l'esperienza dei prodotti industriali non sarebbe mai accettabile. Cioè, ve lo immaginate un processo in cui andate, vi comprate un iPhone e lì nel negozio c'è qualcuno che poi lo smonta e magari lo fresa per fare posto a una batteria prima che voi lo possiate usare. No, questa cosa sarebbe totalmente inaccettabile. E pensate agli scarti di lavorazione di ogni tipo di lavorazione, all'acqua, alla chimica, agli imballaggi che vengono portati e portati via dai cantieri e pensate alle demolizioni, quindi a cosa succede al fine vita di un edificio. Ecco, tutti questi sprechi e queste inefficienze non hanno più senso di esistere. Ma quali sono i principali problemi di questo mondo? Da un lato c'è un enorme problema globale, ne abbiamo parlato diverse volte in questo podcast di carenza di manodopera. Sicuramente il mondo della costruzione degli edifici risente di questo problema, ma dall'altra parte, oltre ai costi di lavoro che diventano più alti, i costi di materiali che sono alzati tantissimo negli ultimi anni, c'è una domanda che sta cambiando, una domanda che vuole alloggi flessibili, sostenibili e intelligenti. Ecco, in questo scenario c'è ovviamente un grosso problema da un lato di chi sta operando e dall'altra parte di che tipo di prodotto sempre di più le persone si aspettano di ricevere.
Un altro tema problematico sono le restrizioni legate al mondo della sostenibilità. Si stanno ovviamente intensificando le regolamentazioni che hanno a che fare con tutto quello che riguarda la costruzione di un edificio, quindi la sua durata, la quantità e la qualità del tipo di trasporto che viene utilizzato per portare materiale e tirar fuori materiale dai cantieri, ma anche le emissioni di CO2, i temi energetici, il rumore, la polvere, la produzione di rifiuti. Quindi diventa sempre più difficile costruire con tecniche artigianali e diventerà ovviamente sempre più ragionevole spostarsi su una nuova dimensione tecnologica. La costruzione di una casa poi ha un ciclo di vita medio di 2 anni. Questo ha vari problemi, non solo legati al tipo di inefficienze che questa durata ovviamente esprime, ma oggi con il costo del denaro così alto, il fatto di metterci così tanto a poter usufruire, quindi poter anche riportare all'interno di un mercato il prodotto casa, sta diventando un enorme problema. Quindi chiunque ovviamente costruisca con l'obiettivo di fare investimenti, vede in quei 2 anni un limite enorme, un limite in cui l'investimento ovviamente non può diventare fruttifero. Ma poi esiste un ultimo grande problema, perché da un lato ovviamente l'innovazione digitale tecnologica sta investendo il settore delle costruzioni edili e questo crea un nuovo divario, quindi da un lato c'è un divario proprio di competenze di manodopera nel cantiere, ma dall'altra parte in generale c'è un divario legato alle competenze professionali che questa nuova industria richiede, soprattutto considerando che i giovani ad oggi non sono particolarmente intrigati da questo tipo di mestiere, lo percepiscono come un mestiere lontano, non nobile e magari anche molto faticoso. Questa dinamica sta creando un enorme problema non solo a livello italiano ma anche a livello europeo. Ma esiste un nuovo modo di costruire che sia basato su tecniche industriali? Cioè, è possibile realizzare un edificio finito in tempi più rapidi senza tutte le incertezze del mondo artigianale e che utilizzi un processo molto più sostenibile? Allora, partiamo dal sistema costruttivo. Vi anticipo che l'innovazione ovviamente ha fatto enormi passi avanti in questi ultimi anni, ma soprattutto ci sono tante nuove parole che vanno imparate se si vuole capire come costruire una casa con un processo aggiornato. Negli ultimi 10 anni si sono sviluppate diverse soluzioni che possono ricadere dentro un unico contenitore, chiamiamolo edilizia off-site. Off-site si riferisce alla pratica di costruire parti di un edificio in un luogo diverso da quella che poi sarà la sua ubicazione finale, ovviamente e tipicamente in una fabbrica. Questo approccio alla costruzione offre diversi vantaggi, tra cui la riduzione dei tempi di costruzione, minori lavori fatti in cantiere e guardate, in alcuni casi virtuosi addirittura nessun lavoro di trasformazione poi fatto nel cantiere, oltre a una migliore ovviamente qualità complessiva, perché il livello di qualità è quello che esce dalla fabbrica, ecco, e non parte di un processo artigianale. Ci sono poi diversi tipi di edilizia off-site. Proviamo a semplificare un po'. Quelli più esemplari sono probabilmente 4. Il primo si chiama modulare. La costruzione modulare implica la produzione di piccoli o grandi moduli di componenti che creano poi l'edificio finale, come magari le pareti, elementi strutturali o elementi di stanze che vengono prodotti in fabbrica, in processi industriali, e poi vengono trasportati sul sito di costruzione e assemblati in loco. Di solito l'assemblaggio utilizza delle tecniche a secco, quindi non prevede l'utilizzo di chimica, di colle, di malte o altro. Quindi è ovviamente un tipo di costruzione anche molto sostenibile. I sistemi modulari vanno da sistemi che magari riguardano solamente le pareti degli edifici, quindi la struttura dell'edificio, fino invece ad arrivare a sistemi molto più completi, che prevedono quindi anche la modularità negli impianti, nei servizi come i bagni, le cucine, magari anche addirittura negli arredi primari come gli armadi o le librerie. Significa che l'edificio in questo caso, nel momento in cui viene costruito, al termine del cantiere, che magari può durare anche solo poche settimane, l'edificio è completo di tutto, quindi è immediatamente vivibile.
Dall'altra parte c'è una seconda categoria, figlia ovviamente del sistema modulare, che viene chiamato volumetrico. In questo caso la costruzione modulare prevede in fabbrica la costruzione proprio dei volumi tridimensionali e quindi per esempio di una stanza o di alcune stanze inserite all'interno di un volume che poi viene trasportato e solamente depositato all'interno del cantiere. Questo tipo di approccio ovviamente ha dei limiti e delle velocizzazioni, perché da un lato nel momento in cui il modulo arriva nel cantiere è già pronto per essere abitato, deve solo essere allacciato, dall'altra parte la tecnica logistica ha delle limitazioni, quindi il cantiere può svilupparsi solo vicino alle fabbriche, quindi vicino a dove vengono costruiti i moduli stessi. Per capirci, l'avete visto sicuramente molte volte, gli edifici basati sul modulo del container fanno parte di questo tipo di tecnica costruttiva. La dimensione del modulo container ovviamente viene adottata perché è molto più facile da trasportare, visto che tutti i sistemi di logistica già lo prevedono. Poi esistono dei sistemi ibridi, quindi sistemi in cui magari una parte della costruzione viene fatta con tecniche tradizionali e altre parti invece vengono utilizzati in modalità modulari o modalità volumetriche. Un ultimo e quarto modello di offsite è quello che viene chiamato 3D printing. In questo caso viene utilizzata una tecnologia di stampa 3D, l'avete visto sui piccoli oggetti nel tempo e in vari modi. Ecco, questo tipo di tecnologia viene sperimentata anche su edifici, quindi su dimensioni a grande scala. Di sicuro è una tecnologia ancora in fase sperimentale, però come sempre è interessante vedere come l'innovazione stimoli anche delle visioni diverse e molto fuori da quello che potrebbe essere un contesto tipico di evoluzione di un sistema come questo, come quello della costruzione degli edifici. Il mondo dell'off-site construction promette quindi di spostare i pesi del sistema costruttivo da quello che è il cantiere alla fabbrica, all'industria, ovviamente creando dei processi di ottimizzazione e di efficientamento dei processi, rendendo i processi più snelli ma anche più sicuri e da un certo punto di vista anche più nobili. Ma quindi quali sono le altre parole nuove che dobbiamo imparare nel momento in cui vogliamo approcciare questo nuovo modo di costruire? Una di queste, figlia dell'offsite, è kit building. Kit building rappresenta una nuova tipologia di industria fatta di aziende che ovviamente prendono il sistema modulare e lo fanno diventare una pratica e quindi creano degli edifici che vanno assemblati in loco. Tipicamente ogni parte dell'edificio, dalla struttura a tutto quello che lui contiene, vengono pretagliati in fabbrica e consegnati in pacchetti, solitamente in confezioni piatte, per risparmiare ovviamente i costi di trasporto, e poi riassemblate nel cantiere stesso. Legati al concetto della confezione piatta c'è una seconda parola che è DFMA, che sta per Design for Manufacturing and Assembly. Che cosa significa? Significa progettazione, design, progettazione per la fabbricazione e l'assemblaggio. Allora, semplificando il design di un prodotto è possibile fabbricarlo e assemblarlo più efficientemente, nel miglior tempo e con un costo inferiore. Allora, questa tecnica, la tecnica del DFMA, è una tecnica che noi conosciamo molto bene, quella che da anni ci portiamo a casa sotto forma di armadio, sedie del mondo IKEA. Se ci pensate, i loro pacchi sono sempre molto compressi, non hanno sprechi di spazio, con sistemi di assemblaggio a prova di distrazione. Ecco, questa stessa tecnologia viene utilizzata adesso, tramite appunto l'idea progettuale del DFMA, anche all'interno degli edifici. Quindi tutti i componenti hanno la stessa idea progettuale, in modo da essere molto più snelli e molto più veloci e molto più trasportabili in sistemi logistici. Un'altra parola che non ha a che fare solo col mondo degli edifici, alla quale probabilmente potremmo dedicare un'intera puntata, è quella dei digital twins. Che cosa sono i digital twin? Digital twin è un gemello digitale. Nel momento in cui si crea un gemello digitale, in questo caso di un edificio, è un tipo di tecnologia che accompagna e che si sposa molto bene con tutto quello che abbiamo raccontato fino ad oggi, perché grazie a questo tipo di tecnologia, che è una rappresentazione virtuale molto dettagliata di una struttura fisica reale, comprensiva ecco di tutti gli impianti, questo modello digitale simula l'edificio in ogni suo aspetto, quindi dalle caratteristiche architettoniche alle funzionalità dei sistemi interni come riscaldamento, ventilazione, illuminazione, persino il flusso di persone
funziona all'interno degli spazi, può essere simulato. E questa simulazione di questo gemello digitale si basa o su dati raccolti in tempo reale, attraverso quindi sensori distribuiti nell'edificio, o magari viene effettuato su dati storici. È una tecnologia chiave sia per ottimizzare i consumi, per la gestione della manutenzione, per creare edifici più sicuri e per integrarsi in sistemi più grandi come quello dei sistemi energetici o delle città intelligenti. Il Digital Twin si collega con questo nuovo modo di costruire perché accompagna l'edificio dalla progettazione iniziale alla costruzione in cantiere, alla gestione e alla vita dell'edificio stesso fino allo smaltimento finale. Su questo la quarta parola che vi suggerisco è PropTech. PropTech sta per Property Technology ed è la tecnologia o tecnologia immobiliare. Dentro questo grande contenitore si può abbracciare una vasta gamma di applicazioni software, di piattaforme, di tecnologie pensate per innovare e migliorare il modo in cui compriamo, vendiamo, o affittiamo, o gestiamo, o progettiamo, o anche interagiamo con spazi sia residenziali che commerciali. Qui troviamo quindi tutte quelle tecnologie che ci permettono, non so, di vendere meglio la casa o di affittarla più velocemente, sistemi che ti permettono di gestire meglio l'efficienza energetica. Troviamo qui tutte le applicazioni per rendere gli edifici più sostenibili, oltre a tecnologie per rendere positiva, che ne so, la socialità all'interno di un condominio. Insomma, sfide praticamente impossibili. Ma chi sono quindi le startup che già si stanno impegnando all'interno di questo nuovo modo di costruire? Allora, abbiamo citato 4 varianti del mondo offsite, 4 parole nuove che dobbiamo imparare nel mondo delle costruzioni del futuro, e a questo punto vediamo 4 startup che già adesso sono di frontiera su questo nuovo modo di costruire o di interpretare l'edificio utilizzando la tecnologia. La prima che cito si chiamano Leap Factory, sono di Torino e sono una delle rappresentazioni più forti che abbiamo in Italia del concetto di kit building. Usano uno stile italiano molto forte, con un'idea basata su questa tecnologia di poter trasportare la casa made in Italy in tutto il mondo. Infatti il sistema di costruzione modulare, soprattutto se estremo, ti dà la possibilità di chiudere un intero edificio in uno o pochi container a seconda della dimensione della casa, e la trasportabilità non ha il limite di dover essere vicino alla fabbrica. Il cantiere può essere ovunque nel mondo e loro questa cosa l'hanno già resa possibile dando la prova di costruire al Polo Nord piuttosto che a 3000 metri sul Monte Bianco, facendo capire come questa tecnologia alla fine non abbia veramente dei limiti. E poi, ecco, guardando da fuori il sistema del kit building e come per esempio Leap Factory lo sta interpretando, si capisce anche che ci sono alcuni aspetti chiave legati al mondo della sostenibilità che ti fanno capire come questo nuovo modo di interpretare le costruzioni può avere un impatto positivo nel mondo. Uno dei temi è per esempio il lavoro in cantiere. Il lavoro in cantiere diventa più semplice, più pulito, più sicuro, più facile, in generale più nobile. E questo ovviamente avvantaggia il fatto di avere dei sistemi costruttivi più snelli nel modo in cui si possano operare, contemporaneamente avere persone anche più felici di vivere un cantiere molto più semplice e più sicuro. Dall'altra parte c'è anche un tema di democratizzazione di un prodotto di più alta qualità. Nel momento in cui il fatto 100 quello che io spendo per comprare, oggi molto di quello che io spendo nell'edificio è fatto di mano d'opera, quindi di qualcosa che dura solo per il tempo del cantiere e poi svanisce. Se io posso ridurre la mano d'opera, quindi spostare il budget su materiale e tecnologia, ovviamente questo è valore che rimane poi all'interno dell'edificio. Una seconda startup che ho incontrato un po' di anni fa perché aveva vinto un grande premio, si chiama Enerbrain. Loro per esempio sono un cervello intelligente, utilizzano ovviamente intelligenza artificiale per ottimizzare l'uso energetico degli edifici. Infatti pensate a quanto spreco c'è in qualsiasi tipo di edificio che viene riscaldato, raffreddato, illuminato, senza tenere conto dell'effettivo flusso di persone all'interno dell'edificio stesso, delle varianti di temperature interne e esterne che ci possono essere anche quotidianamente, visto un po' come si sta anche comportando il tempo ultimamente. Quello che loro fanno è ovviamente di utilizzare una serie di sensori e rilevare quali sono le dinamiche più interessanti per rendere l'edificio non solo
più efficiente ma più vivibile, quindi mantenere temperature corrette e soprattutto efficientare da un punto di vista energetico ogni aspetto della vita dell'edificio stesso. Una categoria di startup, perché qua ce n'erano veramente tante, quindi facevo fatica a citarne una, però mi piaceva citare come l'intelligenza artificiale nel mondo delle immagini, quindi nella branca della computer vision, sta dando un impulso molto forte nel mondo del PropTech. Quindi ci sono applicazioni, per esempio, che ti permettono di fare delle fotografie a un edificio. Immaginatevi che volete andare a vivere in un quartiere, passeggiate, vedete delle case che vi piacciono, grazie solo a una fotografia potete vedere se quella casa è in vendita, potete avere un'indicazione sulla resa che quella casa in quella dimensione, con quel posizionamento, con quella superficie di tetto, che tipo di resa potrebbe avere nel momento in cui magari ci vogliate mettere dei pannelli solari sopra, o vi può fare una stima del valore guardandola per come è tenuta, quindi utilizzando la computer vision per verificare la qualità dell'edificio, incrociandola però anche con tutta una serie di dati che vengono dalla compravendita del quartiere, piuttosto che possono creare delle stime di costi di assicurazione o dare suggerimenti per come migliorare il design e l'estetica. Ecco, in questo caso, scusatemi, non è una startup, ma è una categoria di applicazioni che fanno tutte queste cose, che si capisce che anche solo con una foto del telefono puoi ottenere tantissimo valore grazie all'intelligenza artificiale. L'ultima startup che volevo citare si chiama Strobilo e utilizza intelligenza artificiale, dati e neuroscienze per capire gli impatti degli edifici sulle nostre capacità cognitive. L'obiettivo finale è quello di capire come un edificio e le sue caratteristiche ambientali possono avere una diretta correlazione sulla nostra capacità di sentirci bene, di essere focalizzati, rilassati, e quindi di capire, non solo misurare, ma anche dare delle linee guida progettuali per fare in modo che gli edifici dove passiamo più tempo, quindi non solo le abitazioni, ma anche gli uffici e molto altro, possano in qualche modo influire nel miglior modo possibile sulle nostre capacità cognitive. Qual è l'obiettivo di costruire in un modo diverso? Allora, da un lato sicuramente vogliamo delle case, delle costruzioni fatte con dei materiali e dei processi moderni. Vogliamo dall'altra parte che i cantieri smettano di diventare una sorta di part-time job che per alcuni anni della nostra vita ci accompagna con un grande livello di stress. Già stress ne abbiamo abbastanza per cercare di portare a risultato gli investimenti più importanti che tutti noi facciamo nella nostra vita, quindi nella costruzione o nell'acquisto di una casa. Vogliamo ovviamente anche immaginarci sempre di più un'edilizia che costruisca degli oggetti che siano il più sostenibile possibili, ma il punto finale è avere delle case dove si sta bene. Quello che vogliamo fare è avere un posto dove poter tornare, la nostra grotta, il nostro posto intimo di protezione, dove possiamo stare bene. E con questo io vi ringrazio. Ciao! Scenari è un podcast scritto da Alberto Mattiello, curato da Valeria Dalcore e Marco Maisano. Ripresa in montaggio, Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.